Popolo fresco di Twitch. No, scusate. Popolo fresco di YouTube. Abbiamo vinto la prima. Vi ricordo che questa è l'arena del tryhard, l'arena della cattiveria, l'arena in cui non dobbiamo fare misplay, l'arena in cui andremo senza ombra di dubbio, con piglio, con voglia, verso le 12 vittorie. Ale, spettacolo. Quindi, la prima l'abbiamo vinta, dobbiamo continuare. Va bene? Dobbiamo continuare con questo piglio. One Flame Juggler, via tutto il resto. Occhio agli Warlock, quello che secondo me è la classe più forte in questa arena. La mano c'è, buona. Se poi mi dai Divine Shield, ci stringiamo la mano. Dammi Divine Shield. No, per niente. Vabbè, va bene. Ma ci accontentiamo. Ci accontentiamo lo stesso. Cogmaster. I can fix anything. Giochiamo lui, giochiamo lui. Secondo me si gioca sempre. E sempre non lo so, vi dirò. Perché si può giocare un po' di tutto in realtà. Si può fare Arma, attacco lì. Si può fare Flame Juggler. Secondo me si fa sempre Flame Juggler. Anche perché bisogna vedere dove va il ping di Flame Juggler. E bisogna vedere se lui ha effettivamente un mech in mano, perché se non ha un mech in mano questo è un free trade. Quindi mi ci va bene, mi ci sta bene così. Ok, lui fa tap turno 2, qua è sicuramente smuggler. E si va a tirare. Va bene. Wow, un Finlay potenziato. Incredibile. Un super Finlay. Coin. Incredibile. Incredible! Ben giocata! Ben giocata dai nostri avversari, devo dire. Questo Blessed Maul lo gioco perché mi vado a fare quel trade lì. Giochiamo Finlay? Secondo me sì, si gioca Finlay. Toasty! L'Aima la tengo lì però. L'importante era tenere tutto così. Il potere eroe non era dei migliori. Preferivo. Beh, lui non è male. Che dolore questa ulz. Allora, vogliamo fare Gildedcrater o Deathspeaker? Sono forti tutte e due. Secondo me Gildedcrater è più forte. Daring Reporter è da giocatori forti. Vai, via col trade e dritti in faccia. Dritti in faccia. Lui ora se tappa mi buffa lei. Se non mi spacca tutto, faccio ciò steed. No, no, no. Incredible. Incredible. Becca di questo, vai. Guarda, io beh, guarda, non vedo proprio motivi per te a dare. Il buff va sempre su quello meno importante in realtà. Cioè, no. Mettere qua il buff, secondo me, sarebbe stato un errore grave. Ma comunque, ce la portiamo a casa con facilità. Oh mio Dio, quella 7-7, oh no! Vittoria grande, vittoria grande. Qua, Teo 3-7 e GG. Partita difficile e rapida, istantanea. Ciao popolo di YouTube, alla prossima. So che questa partita durerà 3 minuti e questo video quindi sarà molto breve, ma comunque non ci importa. I video brevi sono video condensati, video condensati, pieni di gioia, pieni di particolarità. Giusto perché questo video è breve, vi delizierò, popolo di YouTube, solo per voi, solo per questa volta. Con qualcosa che potrebbe essere entusiasmante. Va bene? Siete pronti? Se siete pronti, via.
Eccoci qua, amici di YouTube, siamo tornati con voglia, con allegria e con l'idea di fare un grande spettacolo. Visto che la partita, diciamo, ha detto poco, no? Io voglio farvi vedere ciò che sono realmente in grado di fare, cioè il mago. Come sapete, io sono un grande, grandissimo mago. E io adesso, all'interno di questo mazzo di carte, incredibile, unico, carte napoletane, mi raccomando, preferisco le piacentine, ma potremmo far partire il flame qua sotto. Comunque, io adesso troverò l'asso di bastoni, ok? Con facilità. Mescolo se mi riesce. L'asso di bastoni è in mezzo al mazzo, eh? È in mezzo al mazzo. Non avete la minima idea di dove sia l'asso di bastoni, cari ragazzi. Solo per voi, popolo di YouTube, popolo di Twitch, popolo di tutto il mondo, l'asso di bastoni è qui! Taglia. Taglia, taglia tutto. Taglia tutto. Taglia tutto, Ale. Ale, taglia tutto.